Come se non bastasse il Covid, ora ci si mette anche il vaiolo delle scimmie, con la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità che dichiara lo stato di emergenza globale. Niente allarmismi, ma allerta sì. Intanto in Abruzzo è stato registrato proprio ieri il primo caso di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un quarantenne della provincia di Teramo, di ritorno dalla Spagna, che ora è ricoverato al Mazzini. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La conferma dell'infezione è arrivata dalle analisi eseguite nel laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, diretto dal professor Paolo Fazzi. Ci è arrivata da Teramo una richiesta di intervento diagnostico per un sospetto caso di monkeypox. Perché a noi a Pescara? Perché siamo stati individuati come il laboratorio di riferimento per quanto riguarda la diagnostica molecolare appunto di questa malattia. Effettivamente abbiamo confermato la presenza di DNA virale in un campione di sangue, quindi c'è anche viremia in questo caso, e in due campioni di cute, ovvero di vescicolo pustole. È il primo caso in Abruzzo, a tutt'oggi in Italia forse ci saranno circa 400 casi. E nel mondo circa 17.000-18.000 casi, quindi anche l'OMS è preoccupato. Parliamo di una patologia comunque non umana, ma purtroppo abbiamo visto pure per SARS-CoV-2, insomma, il salto di specie pare che ci sia stato nel 1958, appunto sempre da un macaco, quindi da una scimmia a un essere umano. In Africa la situazione è molto grave, perché questa è una patologia endemica. E si è aggravata nel momento in cui nel 1976 in Italia e in altre parti nel mondo, forse dal 1980 in poi in Africa, non sono stati più eseguiti i vaccini antivaiolo. Parliamo di questo giovane di 40 anni di ritorno dalla Spagna, le chiedo come sta. Allora, io ieri ho parlato con la responsabile, dottoressa Antonella D'Alonso, del reparto di malattie infettive. Loro sono stati veramente bravi ad aver individuato prontamente, sospettato insomma il caso, quindi ci hanno mandato appunto questi campioni clinici. Ho parlato con lei, dice che la situazione non è assolutamente grave, però ovviamente dovrà intraprendere una terapia. Ma si guarisce dalla malattia? Difatti si guarisce dalla malattia. Il problema è che se le vescicopustole sono molto numerose, possono residuare delle cicatrici deturpanti, e quindi si guarisce, ma con, penso, grosso disagio. Anche se non in Italia, ci sono stati dei decessi che hanno riguardato le persone più fragili. Quali sono i comportamenti a rischio? In questo momento sembra che la stragrande maggioranza, non dico la totalità, dei soggetti abbia avuto un'attività sessuale promiscua. Quindi evitare, diciamo, questi contatti promiscui. C'è una possibilità di contagio anche, diciamo, tramite altri fluidi corporei, ad esempio la saliva, quindi col bacio, anche se questo monkeypox è molto molto meno trasmissibile del vaiolo umano. E ci saranno nuovi casi, secondo lei, nella nostra regione? Ma ci saranno sicuramente nuovi casi in Italia, in questo momento anche in Europa, e sicuramente ci saranno altri casi. Quanto alla possibilità di un vaccino in Italia, al momento il Ministero non ha previsto l'organizzazione di alcuna campagna vaccinale. Grande attenzione, ma l'epidemia è sotto controllo, è stato detto. Non solo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che da soli i vaccini non bastano, ma occorrono comportamenti corretti. Ci sono poi i farmaci antivirali per la cura della malattia.